Mia figlia non è una bambina cattiva, davvero. È dolcissima. La vecchia strega che vive nell'appartamento accanto insisteva nel dire che fosse maledetta, perché la madre morì durante il parto. Ma non è vero. Dovete credermi. Andava tutto bene, finché non iniziò a parlare. A dire delle vere parole, intendo. Era solita dire mamma quando voleva mangiare e ciao ciao quando usciva da una stanza. Poi, 6 mesi fa, ha detto ciao gattino al nostro gatto mentre la mettevo a letto. Ero così orgoglioso. Il giorno dopo seppellimmo il gatto. Non avevo idea di cosa fosse accaduto. Lo trovai rannicchiato sul divano, morto stecchito. Il veterinario disse che era morto nel sonno. Non ci pensai finché non l'andai a prendere all'asilo nido il mese scorso. Disse «Ciao, Sara!» ad una delle insegnanti. Quando tornammo lunedì, sul muro c'era una ghirlanda commemorativa. Sara era morta nel sonno durante la notte del venerdì. Mentre parlavo con i miei genitori su FaceTime 2 sabati fa, disse «Ciao, nonno!». Mi percosse un brivido nel momento in cui pronunciò quelle parole. Il martedì successivo prendemmo un aereo per andare al funerale. 2 notti fa, mentre la mettevo a letto, ha sospirato guardandomi e mi ha detto «Ciao, papino!». Ho bisogno che qualcuno la venga a prendere. Non ha nessuno. Per piacere, sono passate quasi 48 ore ed ho finito il caffè. Ed inoltre, non mi fa più effetto. Sono così stanco, ma non posso dormire. Devo trovare qualcuno che la prenda. La mia famiglia ed i miei amici non rispondono alle mie telefonate. Per piacere, scrivetemi un messaggio se potete. Si merita una casa amorevole. È una bambina dolcissima, davvero. Sono così stanco. C'era un'automobile al lato della strada, vuota. I finestrini erano completamente abbassati e dal suo interno arrivava musica, musica a volume altissimo, brani d'opera, sinfonie, concerti si alternavano uno dopo l'altro, uno più bello dell'altro. Nessuno volle infilare un braccio all'interno del veicolo per fermarla. Era troppo bella. Ed essa continuò. Continuò dalla mattina al pomeriggio, dal pomeriggio alla sera, finché il lunghissimo CD non finì. Fu in quel momento che l'auto divenne ciò che realmente era. Una macchina abbandonata sul ciglio di una strada. Si chiamarono i vigili, perciò, che non trovarono nulla che potesse ricondurli al proprietario. Allora forzarono il baule, trovandovi dentro un sacco, e dentro il sacco un uomo. Era morto per soffocamento, ma dai segni sotto le unghie capirono che era finito lì, dentro il bagagliaio ancora vivo e cosciente. Aveva gridato, aveva bussato, aveva graffiato, ed era morto lentamente, in una lunga agonia. Durata ore e ore di musica meravigliosa. Un cacciatore, dopo aver passato un intero giorno intento nel suo hobby, si trovò nel bel mezzo di un'immensa foresta. Si stava già facendo buio e l'uomo, avendo perso l'orientamento, decise di procedere sempre nella stessa direzione fino a uscire dalla vegetazione sempre più fitta e opprimente. Dopo ore di cammino raggiunse una capanna di legno in una piccola radura. Dato che ormai si era fatta notte, decise di vedere se fosse possibile fermarsi a dormire all'interno della costruzione.
Si avvicinò e trovò la porta socchiusa. All'interno non c'era nessuno. Il cacciatore si distese sull'unico letto, pensando che al limite avrebbe potuto giustificarsi con i proprietari il mattino successivo. Guardandosi attorno, si sorprese di vedere tutte le pareti adornate da svariati ritratti, tutti realizzati con un incredibile grado di realismo. Senza alcuna eccezione, mostravano volti in primo piano che osservavano con lineamenti contorti dall'odio e dalla malizia. Il cacciatore si sentiva decisamente a disagio e dovette sforzarsi molto per ignorare quei quadri. Girò la faccia contro il muro ed esausto crollò finalmente addormentato. Il mattino successivo l'uomo si svegliò. Si voltò e si guardò attorno, sbattendo gli occhi all'accecante luce del sole che sembrava entrare da ogni direzione della stanza. Guardando verso l'alto, scoprì che la capanna, in realtà, non aveva nessun quadro alle pareti. Sono uno psichiatra di professione e durante la mia carriera ho avuto a che fare con molte persone che hanno problemi strani ed inusuali. Tuttavia, tra tutti, un caso particolare mi disturbò particolarmente. C'era una famiglia di 3 persone che viveva accanto a me. Erano una coppia sulla 60 e avevano un figlio che aveva circa 30 anni. Lui era ciò che in Giappone chiamiamo un hikikomori, qualcuno che è introverso, solitario ed isolato, qualcuno che si è ritirato dal contatto sociale. Non vedevamo mai il figlio. Gli hikikomori solitamente si chiudono in camera loro ed evitano gli altri. Non mi venne spiegata la sua condizione direttamente dai genitori. Immaginavo non volessero parlarne. In Giappone, le persone sono molto preoccupate della propria reputazione e avere un figlio hikikomori è una vergogna. I giorni passavano e il figlio usciva sempre meno. Ad un certo punto smise di uscire di casa del tutto. Ogni notte, la voce furiosa di sua madre, che gridava ed inveiva contro di lui, poteva sentirsi da camera sua. Ogni volta che incontravo quella povera donna, lei sorrideva e mi salutava, ma si vedeva la fatica sul suo volto. Era diventata pallida ed emaciata. Erano 6 che non si vedeva più il figlio. Un giorno, il padre bussò alla mia porta e mi chiese di andare a casa sua. Sapeva che ero uno psichiatra e dato che eravamo vicini di casa, decisi di fare il possibile per aiutare la sua famiglia. Quando arrivai alla loro porta di casa, la moglie ci stava aspettando. Mi guidò al piano di sopra nella stanza di suo figlio. Batté con un pugno sulla porta d'ingresso e gridò: «Stiamo entrando!» Poi ruppe nella stanza e strillò: «Pensi di dormire per sempre? Alzati, fannullone buono a nulla!» Prima di capire cosa stesse succedendo, lei prese una mazza da golf e iniziò a colpire la figura sotto le coperte. Per un attimo rimasi allibito, mentre lei continuava a colpire e colpire. Poi partì all'azione e le strappai di mano la mazza, lottando contro di lei per farla uscire dalla stanza. Tornai dentro in fretta per controllare le ferite del figlio. Ma quando tolsi la coperta, non potei credere i miei occhi. Sotto le coperte giaceva un corpo, mummificato. Rimasi lì, immobile, sbigottito a fissare il mucchietto di ossa e pelle rinsecchita. Il padre si avvicinò a me, chinando il capo dalla vergogna. Quella che volevo vedesse era mia moglie. Sta andando avanti così da anni e io non ce la faccio più. Dopo la mia recente separazione da mia moglie Silvia, la mia vita si era ridotta ad una triste routine quotidiana.
lavoro, casa e serate nei locali, al solo fine di ubriacarmi. Già, infatti, cercavo di soffocare la mia disperazione attraverso l'alcol. La storia con Silvia era finita nel peggiore dei modi. Dopo mesi di continui litigi, incomprensioni e la sempre più evidente differenza di stili di vita, diametralmente opposti, mi resi conto di convivere con un'estranea. Non ci incrociavamo praticamente più. Lei aveva sempre un impegno o per svariati motivi trovava una scusa per non farsi trovare a casa in mia presenza. Dubitavo avesse un amante, fino al giorno in cui i miei sospetti divennero realtà. Non solo mi tradiva, e chissà da quanto tempo, lo faceva addirittura con almeno 3 uomini. Per quale ragione allora stava ancora con me? Beh, la risposta è piuttosto ovvia. Amava la bella vita, non era affatto male, poteva permettersi ogni tipo di lusso a mie spese, e in mia assenza si divertiva con altri uomini. Grazie all'eredità dei miei genitori, infatti, disponevo di una villa nel cuore della Brianza, e avevo a disposizione la fabbrica che ebbe prima mio nonno e poi mio padre, che avevano creato con tanti sacrifici. Inoltre, mia nonna mi aveva lasciato una cospicua somma di denaro, visto che mi considerava l'unico nipote riconoscente ed affettuoso nei suoi confronti. Per farla breve, avevamo un tenore di vita molto agiato, o per meglio dire, avevo un tenore di vita al di sopra della media. Quando però mi accorsi dei suoi ripetuti tradimenti, decisi di troncare seduta stante. Pensai che non avrei fatto certo fatica a rimpiazzare una donna come Silvia, e in ogni caso, anche da single sarei stato comunque meglio. Purtroppo andò diversamente, e pian piano divenni sempre più depresso. Iniziavo a trascurarmi e a bere ogni giorno. Non ero nemmeno presentabile in fabbrica, tanto che il capo officina e la mia segretaria mi consigliarono di restarmene a casa per evitare pettegolezzi inutili fra i dipendenti. In una delle mie serate più storte, in un locale di Monza, conobbi un tizio, che mi diede un paio di consigli, diceva lui, per recuperare dell'escort di lusso. Io, tuttavia, non volevo delle prostitute. Volevo una donna che mi apprezzasse per quello che ero. Una compagna affidabile e sincera con cui trascorrere anni sereni. Ciò nonostante, mi presentò una giovane russa e me la spassai per una notte. In preda ai deliri dell'alcol e della cocaina, poi, decisi di cercare su internet un sito di incontri per single. Dopo svariati tentativi, conobbi una certa Rebecca, una giovane ragazza appena ventenne. Sembrava davvero carina, educata e gentile, quasi più timida di me. Diceva di essere una studentessa e di vivere ancora con i genitori. Dopo qualche serata in chat, allo scopo di conoscerla meglio, decisi di rimettermi in sesto. Volevo invitarla a cena e non potevo certo farlo in quelle condizioni. Ero al settimo cielo e convinto di aver trovato una persona speciale. Sono onesto, non smisi di bere del tutto, ma ridussi sensibilmente il consumo di alcolici e droghe. Dopo averla invitata a cena, decisi di rifarmi anche il look. Volevo fare una bella impressione. Mi tagliai i capelli, mi sbarbai, feci una lampada integrale e acquistai un abito nuovo in sartoria. Presi la mia Porsche, ormai ferma da mesi nel garage, e la portai all'autolavaggio. Infine, acquistai 7 rose rosse. La sera stessa sarei andato a prenderla per portarla al ristorante. Non vedevo l'ora. Giunto all'indirizzo che mi aveva fornito, aspettai per qualche minuto. Dopo circa mezz'ora di attesa, impaziente e irritato, decisi di chiamarla al telefono. Nulla. Non rispondeva né alle chiamate né tantomeno ai numerosi messaggi. Scesi dall'auto, suonai il campanello. Dopo qualche istante, mi rispose e mi chiese di entrare. Si scusò per l'attesa e mi chiese di accomodarmi. La casa era molto bella, ma dei genitori nessuna traccia, niente foto né qualcosa che potesse confermare la loro presenza in quella casa. Dopo qualche minuto tornò in soggiorno. Rimasi esterrefatto. Era incantevole. Un po' imbarazzato le chiesi se fosse pronta ad uscire. Mi fissò per qualche istante, mettendomi in soggezione. Era stupenda. Con i suoi occhi verdi mi aveva letteralmente conquistato. Mi pregò di perdonarla, che avrebbe cucinato lei per me,
ma che non voleva uscire. Disse semplicemente che avrebbe voluto conoscermi meglio e che soli in casa sua, vista l'assenza dei genitori, sarebbe stata la condizione perfetta per una serata in assoluta intimità. E come contraddirla? La cosa non mi dispiaceva affatto, pensai. In fondo, cosa avrei potuto volere di più? Indicò la porta della cantina chiedendomi di andar giù per scegliere una bottiglia di vino. A quanto disse, suo padre era un amante dei vini italiani ed aveva una vasta collezione di bottiglie di ogni genere dannata. Senza troppo esitare, scesi le scale e giunto nel seminterrato, mi trovai dinanzi una sterminata vastità di bottiglie, botti e bicchieri di vario genere. Cominciai a cercare la bottiglia adatta, quando la luce si spense di colpo. Accesi la torcia del mio cellulare e chiamai Rebecca. «Ehi, Rebecca! La luce! Puoi accendere la luce?» Silenzio. Di colpo sentì la porta aprirsi e sentì scendere le scale. Pensai che Rebecca stesse giocando per creare una certa atmosfera. Non so se mi spiego, ma la sola idea di trovarmela davanti qui, in cantina, in mezzo agli scaffali contenenti centinaia di bottiglie, mi stava eccitando. Dopo qualche istante provai ancora a chiamarla. «Ehi, Rebecca, sei tu?» Un colpo terrificante alla nuca fu l'ultima cosa che ricordai prima di perdere i sensi. Mi svegliai con un fortissimo mal di testa, sudato e in preda al panico. Ma i miei occhi inquadrarono subito una situazione che difficilmente poteva essere fraintesa. Rebecca era di fronte a me, in compagnia di un uomo. Entrambi avevano un'aria terrificante. Prima che potessi aprir bocca, la ragazza mi parlò. «Ehi, cucciolo, come stai? Hai male alla testa?» «Non lo sai che non ci si dovrebbe fidare delle persone conosciute in chat? E poi, ma veramente non ti è venuto il dubbio che una come me, con uno come te, non c'entrasse nulla? Ma ti sei guardato allo specchio?» E le risposi: «Cosa vuoi da me? E chi è quell'uomo?» «È il mio compagno, ovvio. E sai, tu sei solo uno dei tanti finito nella nostra trappola. Vedi, io vi addesco in chat, facendovi credere che sono disponibile. E poi... poi spunta lui. E voilà, il gioco è fatto. Mi dispiace, cucciolo, ma tu sarai la nostra cena.» Rimasi esterrefatto e sotto shock, tanto da non riuscire a proferire alcuna parola. Poi mi presero e iniziarono il banchetto. Il dolore era così forte che non ebbi la forza nemmeno di urlare. Riuscii solamente a sentire il fuoco che cucinava le mie carni prima di perdere i sensi per sempre.